Buongiorno, oggi è giovedì e c'è una bellissima giornata di sole. Stanotte ho dormito con solo il lenzuolo, tolto anche la copertina perché faceva caldo. E stamattina ho starnutito tantissimo, avrò starnutito già almeno 20 volte da quando mi sono alzata e credo che sia per via del polline. Oggi sarei potuta andare al mercato perché c'è una bellissima giornata di sole, non devo andare al lavoro, ma tanto non ho il portafoglio vuoto, quindi mi dispiacerebbe magari se vedo qualcosa che mi piace non poterlo comprare nemmeno il pigiamino da 6 euro perché il mio portafoglio è veramente vuoto. Per fortuna domani qualcosina guadagno, mi pagherà la signora, la mamma, quindi poco, ma meglio di niente. Mi faccio le mie faccende con calma e prima di tutto faccio colazione perché mi è pronta la pancia, ho fame. Ieri comunque non mi ha chiamata per darmi spiegazioni e come immaginavo comunque erano le 9, non mi aveva chiamata fino ad allora. Però nemmeno un messaggio per dirmi scusa, magari oggi non sono riuscita a chiamarti, no? Ero troppo impegnata, niente, ignorata completamente. Vediamo se domani sua mamma mi dirà qualcosa o se anche lei magari eviterà il discorso. Non so se chiederglielo io direttamente a lei, ma non lo so, lei comunque secondo me mi dirà non so niente, come ha già fatto l'altra volta quando le ho chiesto delle chiavi. Ha detto che non sapeva niente, ma lei sa tutto, ovviamente, è la mamma. Quindi a questo punto io aspetto fino a domani. Domani parlerò con la portinaia e vedrò che lavori ha da propormi. E a quel punto io lascerò anche la mamma se ho abbastanza lavori dalla portinaia, perché sì, cioè veramente non ha senso a questo punto. Arrangiatevi, scusate, ma cioè. E niente, detto ciò, vado a fare colazione, mi faccio un bel cappuccino e con i mercatis. Eccomi qua, sono le 11:30, ho finito adesso di pulire, sto aspettando che il pavimento asciughi. Oggi ho lavato con acqua calda aceto e un goccino di detersivo per i piatti. Infatti adesso quando si asciuga accenderò un incenso, qualche candelina, spruzzerò un po' di deodorante perché mi manca il profumo del detersivo per i pavimenti, però effettivamente viene bello pulito con questa combinazione. E non puzza, non è che ha un cattivo odore, però non lascia neanche il profumo come detersivo che è profumato, ovviamente. Poi mi preparerò qualcosa da mangiare. Penso che mi farò la pasta con le zucchine perché ho in frigorifero ancora un paio di zucchine, così almeno le uso prima che sia troppo tardi. Oggi fa veramente caldo, mi sono messa i pantaloni, quelli fino al ginocchio. Per adesso non ho esagerato perché poi siccome sono freddolosa. Ah! È arrivato Olaf. Aia, piano però. Siccome sono freddolosa, ho paura che magari poi calmandomi, stando ferma, mi prende un po' freddo. Cioè, ma si può? Cavolo, non ho fatto gli esercizi stamattina. Perché quando sono stata sveglia stavo passando l'aspirapolvere e quindi ho detto vabbè, li faccio dopo gli esercizi. Ho spento la sveglia e mi sono dimenticata. Quindi mi metto subito a fare gli esercizi. Aia. Mamma mia, come profumi, Olaf. Perché gli ho messo il cuscino pulito, lavato e adesso profuma come l'ammorbidente. Intanto sto preparando a mangiare a Francesco, se sentite mia voce, è Olaf, tranquillo. E gnocchetti che stanno andando a galette, devo togliere, e sugo con tonno e capperi.
Io ho mangiato e naturalmente mi è venuto freddo, quindi ho messo la felpa qui, c'è Olaf sulle mie gambe e mi sto mettendo a montare il video per domani, venerdì, che voi avrete già visto appunto, venerdì. E ho inserito le clip e ho 45, quasi 46 minuti di registrato, cioè come cavolo ho fatto ieri a registrare tutta sta roba? E ci vorranno 2 ore per montare questo video. Ovviamente tolgo tutte le parti superflue in cui magari penso perché non mi ricordo cosa voglio dire, e cose così. Vediamo quanto mi verrà lungo alla fine. Perché ok, che avete detto vanno bene anche lunghi, ma non vorrei comunque approfittarmene. E 45 minuti mi sembra veramente eccessivo. Adesso mi metto a montarlo, poi vi faccio sapere. Vabbè, vi faccio sapere, l'avrete già visto, lo sapete già quanto è venuto lungo. Ho montato il video, devo ancora riguardarlo, esportarlo e caricarlo, eccetera. Però, diciamo, la parte più complicata l'ho fatta, quella di tagliare tutti i pezzi in cui faccio le pause tipo alla Celentano. L'ho praticamente dimezzato, sono arrivata a 23 minuti circa. Adesso però devo fare una pausa. E quindi, però io giustamente non è che nelle pause non faccio niente. Devo comunque fare qualcosa, ma qualcosa di diverso, devo staccare un po'. E ho queste Converse che sono, vedete, sono ingiallite. Non so se si vede. Comunque, sì, forse sì. Sono ingiallite appunto, quindi forse si vede meglio. Le ho già lavate più volte, le ho messe nella candeggina e non fatelo, non fatelo perché sono venute peggio di prima con la candeggina. Quindi leggevo dei metodi appunto per far tornare bianche le Converse ingiallite e tra i metodi che ho trovato e con i prodotti che ho già a disposizione possibilmente c'era l'utilizzo del CIF in crema che io ho. Quindi mi sono armata di uno spazzolino vecchio. Ora andiamo di là, prendo il CIF e lo strofino bene su tutte le scarpe e poi le infilo in lavatrice. E leggevo che è sconsigliato lavare le Converse in lavatrice, ma queste le ho già lavate tipo 6 volte, quindi ormai una volta in più non cambierà, non farà tutta questa differenza, quindi le infilerò in lavatrice, tanto faccio il lavaggio di 15 minuti e non è niente di aggressivo. Quindi proviamo, vediamo se riusciamo a farle tornare bianche. Non so se il miracolo avverrà poi in lavatrice perché per il momento io le vedo ancora belle macchiate e più di così non viene, quindi io provo a metterle in lavatrice e vediamo. Ok, 15 minuti e vediamo cosa ne esce. In questi 15 minuti mi metto a fare i miei esercizi. Ok, la lavatrice è finita, vediamo un po'. Qui è rimasta una macchia, però insomma, allora rispetto a come erano prima sicuramente la situazione è migliorata, anche se poi bisogna vedere da asciutte come risultano, però qui è rimasta una macchiolina sicuramente e questa che mi sembra che era quella messa peggio. Sembra venuta abbastanza bene. Vabbè, sicuramente meglio di prima.
Sentite questi rumori? Nel frigorifero, io non so perché faccio tutti questi rumori, sembra Olaf che miagola. Comunque, prima di continuare con il video, faccio merenda, che sono già le 4. Mi farò un cappuccino, ma va. E non lo so. Ho deciso, siccome questi due pacchi praticamente vuoti, cioè rimasti pochi pochi qua e pochissimi qua, finisco questi biscotti e almeno butto via l'incarto. Ho avviato la lavastoviglie, se sentite un rumore strano di sottofondo. Mi sono messa a guardare una puntata di Vampire Diaries e nel frattempo ovviamente io non riesco a stare ferma. Ho fatto un altro anellino, però sto ancora aspettando che la colla si asciughi bene. Ora devo andare a chiamare Francesco, abbiamo vari compiti e poi andrò a farmi una bella doccia. Io non so come facessi quando stavo da mia nonna che la doccia si poteva fare solo una volta alla settimana. C'era il divieto assoluto durante la settimana di non poter utilizzare la doccia. E quindi si potevano fare la doccia o il sabato o la domenica. E infatti poi, siccome eravamo in casa, eravamo in 6, io, mia nonna, mio nonno e 3 dei miei zii e un bagno solo, vi potete immaginare. Il sabato c'era la fila davanti al bagno, cercavo sempre di fare la doccia il sabato mattina, che il sabato mattina 2 dei miei zii lavoravano. Ah no, aspetta, anche l'altro lavorava. Sì. Quindi se approfittavo della mattina, la mattina, dopo aver fatto tutte le pulizie di casa ovviamente, così almeno il pomeriggio, se no diventava veramente un problema, perché ovviamente io ero l'ultima ruota del carro eventualmente, quindi sarei stata ultima. Però comunque cercavo sempre di farmi la doccia di nascosto da mia nonna. Il problema è che c'era la caldaia e lei la spengeva sempre per non far avere l'acqua calda, e quindi dovevo accendere la caldaia e sperare che mia nonna non tornasse prima che avessi scaldato l'acqua necessaria per farmi la doccia, fare la doccia tutto prima che mia nonna tornasse a casa e mi beccasse. Vabbè, comunque, detto ciò, vado a chiamare Francesco. Docciata, ora vado a preparare la cena. Ho cenato come al solito, dopo ho mangiato mi viene freddo, mi sono messa la felpa. Adesso metto tutta la roba in lavastoviglie. E per la cronaca, la telefonata non è arrivata nemmeno oggi. A questo punto mi sembra abbastanza evidente che i miei sospetti erano fondati. Comunque, metto la roba in lavastoviglie e niente, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.